Secondo giorno, siamo sempre qui alla solita zona, però ho scoperto che qui vicino c'era un orto e quindi mi sono andato a prendere un po' di patate che adesso cuociamo, e anche io ho trovato delle mele, che non è male affatto. Intanto noi esploriamo, lì ci sono i due villager che dobbiamo fare, sperando che non siano morti perché se no altrimenti siamo fregati. Oh, che bello, un alberello proprio qua è l'ideale. Bene, questa volta andremo in caverna, sperando non sia l'ultima. Ok, perfetto. Noi le mele ce le abbiamo, ci mancherà l'oro. Che bella è la musichetta di Minecraft. Uno di questi lo trasformiamo e facciamo anche perfetto, 24. Abbiamo tutto l'occorrente, penso di sì. Ah, giusto, vero, devo fare quello della sedia. Cioè, quello della sedia, quello della, come si chiama, della porta. Così non verrà nessuno. Non vorrei mai che... Ah, però in teoria un villager la può aprire, eh? Vabbè, sperando che non siano così deficienti. Adesso vi faccio vedere anche un'altra roba, cioè non vi faccio vedere, vi faccio ascoltare anche un'altra musica. Quando caricherà. Quando carica. Oh, che bello, un po' di carbone finalmente. Io ve l'ho detto, raga, qua come muoio, muoio, tanto alla fine mi importa poco. A meno che non muoio per un lag, no, perché anche lì quello è... Una volta mi è successo che uscendo dal mare ho salvato e quando sono rientrato ero morto, ma non annegato, come uno dice, sei morto annegato, no, sei morto da... Poi non mi ricordo se era da graver, quindi da soffocamento o da qualcos'altro. Comunque non c'entrava nulla il mare. Cioè, nel senso, non c'entrava. Per me c'entra sempre comunque, perché è pur sempre una morte. Però diciamo non era riconducibile al mare. O forse era un altro mob. Ah no, forse era un phantom, sì, forse era un phantom. Quindi se capitava una cosa di questo tipo, che quando salvo muoio, io quello lo continuo. Per quello che ho messo il mantello in inventario, anche se tecnicamente cercherò di non morire mai. Allora, vediamo un po'. Non è detto che troviamo la scogliera o le caverne, o meglio, le caverne sotterranee, perché la scogliera l'abbiamo vista all'inizio del video. Allora, fermiamoci un attimo qui e craftiamo i nostri oggetti, ovvero un altro piccone. Vai. Poi lasciamo questo, che tanto è un albero che non mi interessa. E non ci sono, per fortuna, non ci sono caverne. Quindi da questo punto di vista è una fortuna, perché adesso stare in questi blocchi sono protetto, a meno che non mi spunta un mob alle spalle, ma non penso.
E poi niente. Ho finito le torce. Poi io mi sono avventurato anche senza cibo. Quindi grande sbaglio. Diciamo che praticamente se riesco a trovare la caverna bene, se riesco a trovare i diamanti anche meglio, poi vi saluto. Magari troviamo qualcosa di nuovo. Perché per il momento sto facendo un mondo in creativa con Cincia, con un grande youtuber, che sarebbe bello portare una vanilla. Ah, per finalmente un po' di ferro. Ok raga, io ho trovato il ferro, vi saluto qua. Allora ve lo prendo e ci vediamo alla prossima.